naturalmente di dati riferiti al nostro turismo enogastronomico. Abbiamo adottato la delibera di giunta regionale con l'assessore Caputo, la delibera sugli itinerari del turismo enogastronomico, quindi dentro ci sono gli itinerari del turismo dell'olio e quelli del vino. Sono una cosa recente che andremo a promuovere sui territori regionali a breve, ma stiamo cominciando a lavorarci per una promozione ovviamente turistica internazionale. Enogastronomia, territori, spazio anche all'isola di Ischia a Rimini. Ischia avrà un focus particolare perché sarà oggetto di un'attenzione specifica. A Rimini, dove abbiamo invitato gli operatori a sostenerci, ad accompagnarci, visto il nostro impegno anche del Presidente della Giunta regionale di attribuire una particolare attenzione, una particolare rilevanza a Ischia, che peraltro ha recuperato gran parte dei ritardi che aveva registrato nella prima metà dell'anno 2023, perché ha fatto dei buoni numeri molto incoraggianti negli ultimi 3 mesi. Però devo dire che è un elemento particolarmente significativo per noi è dedicare un'attenzione attraverso il Fondo Unico Nazionale Turismo, con il nostro cofinanziamento del 50%, anche un po' più del 50% dei fondi regionali, in cui un'attenzione particolare sarà dedicata ad Ischia. Questa attenzione particolare dedicata ad Ischia significherà immaginare anche una linea di intervento in cui le strategie non sono legate solamente agli eventi, ma sono dedicate ad un profilo particolare. Ischia sta lavorando ottimamente per una DMO dell'isola, e il Comune di Ischia ha fatto un ottimo lavoro sulla DMO ischitana. Coinvolgeremo anche gli altri comuni dell'isola di Ischia per capire quali sono le opportunità del lavoro già svolto dal Comune di Ischia. Abbiamo rinviato l'incontro che avevamo con il Comune di Ischia e con, ripeto, che ha già sviluppato un proprio percorso sul partenariato pubblico-privato ai fini della DMO ischitana. Questo percorso già svolto si arricchirà di un coinvolgimento e di una consapevolezza che riguarderà gli altri comuni dell'isola di Ischia, per realizzare quello che noi stiamo tentando di realizzare, cioè realizzare una DMO sperimentale su Ischia, come la stiamo portando avanti nella spinta dal basso che stanno realizzando i comuni, le imprese e i partenariati locali nella zona vesuviana, nella zona della costa d'Amalfi e nella zona cilentana.